Il Lumezzane scivola sempre più in basso verso i bassi fondi della classifica. La squadra di Michele Marcolini sfodera l'ennesima prestazione imbarazzante di una stagione nata con ben altri auspici. Non si cercano scusanti in casa Rossoblù per un campionato condotto molto al di sotto delle reali potenzialità. In casa Valgobbina, complice l'assenza di retrocessioni per regolamento, si attende ormai solo la fine di questo lungo calvario. Anche a Como nel derby lombardo i rosso Blu escono dal campo sconfitti e con un pesante 3-0 sul tabellino. Per la quinta volta negli ultimi cinque campionati lo stadio Sinigaglia rimane stregato. Senza Belotti e Torregrossa squalificati, Marcolini lancia dal primo minuto Gabriele Quaggiotto. Ma è il Como a prendere subito in mano le redini della gara, dopo il miracolo di Delleve dove su conclusione dal limite dell'ex Bencivenga, il Lumezzane va sotto, rimanendo anche in 10 uomini. Franchini trattiene in penare Altiner lanciato a rete, rosso diretto e calcio di rigore per il Como dal dischetto l'ex Carpenedolo Lenoci non sbaglia nella ripresa la Caporetto Valgobbina si materializza con il 2-0 al primo minuto di gioco della ripresa questa volta tocca ad un altro ex defending passato attaccante del Brescia Primavera e Feral Pissalò a depositare in rete la sfera dopo aver superato in velocità delle vedole il 3 0 giunge 4 minuti più tardi con il secondo rigore di giornata, Biondi aggancia Altiner probabilmente fuori dall'area grande, l'arbitro dopo averci pensato su decreta la massima punizione che le Noci trasforma per la sua personale doppietta, gol partita incontro, l'umezzane con la testa apparentemente già in vacanza.